Ciao a tutti! Oggi prepareremo le focaccine super soffici con emulsione. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo manitoba, latte, zucchero, sale, lievito di birra fresco, strutto e per l'emulsione acqua, olio evo, sale grosso e rosmarino. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, lo zucchero ed il lievito di birra fresco ed azionare il bimby per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina ed azionare il bimby in modalità spiga per 1 minuto. Aggiungere il sale, azionare il bimby per 6 minuti in modalità spiga e dal foro del coperchio aggiungere un po' per volta lo strutto. Trasferire in una ciotola unta con olio, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, adesso formeremo delle palline di circa 60 grammi ciascuna. Le posizioneremo su una teglia rivestita con carta da forno. Lasciare lievitare per 1 ora in forno spento con luce accesa. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso le focaccine, adesso le schiacceremo con le dita, formando dei piccoli fori. Mettere l'acqua nell'olio e mescolare spennellare le focaccine. Spolverizzare con il sale grosso. E del rosmarino. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 20 minuti circa. Le focaccine sono cotte, impiattare e servire. Focaccine super soffici con emulsione. Grazie e alla prossima ricetta. Sofficissime.